Buonasera cari, salve, come state? Tutto bene? Sì? Speriamo proprio di sì. Allora, io sarei qui, in teoria no, ci sono sul serio, per registrare il quinto video del mese tematico di gennaio sugli inizi di saghe. Però, prima di iniziare con il video, io vi volevo sottoporre un'idea. Piccola, piccola, piccola. Allora, visto che molte persone che conosco, in particolare una, Pietoli, ce la possiamo fare, saremo forti, resisteremo. Siamo in modalità lutto post fine della seconda stagione di Sherlock. Ecco, pensavo, non è che vi interesserebbe se io facessi una piccolissima review di Sherlock? No, perché io in realtà penso che la registrerò dopo aver finito di registrare questo, dopo aver cenato. La registro intanto, poi se magari vi interessa io la pubblico, però se invece non mi interessa la do soltanto a Bietoli così può guardarla. No, perché magari fare una cosa diversa ogni tanto, sempre i libri, magari un film. Io non vado molto al cinema purtroppo, quindi film sarebbe un po' complicato farli, però magari qualche serie TV, così, Sherlock. Magari, perché è quella che ho più fresca adesso, magari. Magari vi potrebbe interessare, poi magari potrei parlare anche di altre serie, Criminal Minds o qualcos'altro, se magari questa cosa può diventare interessante. Non lo so, io questa idea la lancio e il video lo registro. Poi vedremo un po' come andranno le cose. Allora, passiamo subito al libro di cui dobbiamo parlare, che è Il bacio di mezzanotte di Lara Adrian, questo è edito Leggere Editore. Qui il prezzo di copertina è segnato 10 euro, però se andate nelle Feltrinelli c'è una promozione. Oh mio Dio, cosa è successo? Niente, si era imbrogliata la copertina. Se andate nelle librerie Feltrinelli lo trovate a 4,90 euro, io l'ho pagato appunto 4,90 euro e le pagine sono 173. Allora, parliamo un po' del libro in generale. Questo è il primo libro della saga della Stirpe di Mezzanotte, che comprende un sacco di romanzi, di cui il primo è appunto Il bacio di Mezzanotte, il secondo dovrebbe essere Il bacio Cremisi e il terzo Il bacio perduto. E poi ce ne sono altri, però qui non ci sono scritti e quindi via, non lo so. Allora, parliamo un po' della trama. Allora, la protagonista è una donna che si chiama Gabrielle, che è una fotografa freelance che diciamo espone le sue foto nelle gallerie, sapete così. Una sera, mentre è in discoteca con degli amici, no, stanno festeggiando perché lei ha venduto alcune foto ad una mostra, lei esce dalla discoteca perché non vuole andare a casa, è stanca, è un po' asociale la ragazza, vede un omicidio, assiste ad un omicidio, fa delle foto a questo, diciamo, delitto. E poi corre alla stazione di polizia. Solo che si scoprirà che questo omicidio non è un omicidio vero e proprio, anche perché quando i poliziotti vanno a controllare non trovano più nessuno. Tra le persone che hanno, diciamo, assistito a questo omicidio c'è un uomo che si chiama Lucan, che in realtà è un vampiro. E a Lucan viene dato, diciamo, il compito di trovare Gabrielle, cancellarle la memoria e diciamo farle dimenticare quello che ha visto, perché lei non avrebbe dovuto vederlo. Nel corso di una, diciamo, come posso dirla con un eufemismo, di una, diciamo, appassionata, di un appassionato incontro carnale tra i due, lui si rende conto che lei è una compagna della stirpe, ovvero una donna, le uniche donne che possono generare vampiri, perché a quanto pare i vampiri sono solo uomini in questo mondo. E quindi per, diciamo, procreare hanno bisogno di ormoni umani particolari che appunto sono le compagne della stirpe, che hanno tipo un segno da qualche parte sul collo. E quindi da questo punto poi si dipaneranno varie vicende che non vi sto a raccontare. Allora, devo fare due valutazioni. Allora, se devo valutare il libro in sé senza metterci dentro il mio giudizio, e considerato, cioè, considerato proprio nella sua interezza solamente il libro, io gli darei un 6 e ve lo consiglio.
Molti hanno detto che questo libro è molto simile alla saga della Confraternita del Pugnale Nero di J.R. Ward, di cui ho letto il primo volume l'anno scorso, che è stato forse uno dei libri più brutti letti nella mia vita. Se dovete scegliere tra leggere La Confraternita del Pugnale Nero e questo, buttatevi sulla strip di Mezzanotte della Edria, ma proprio senza dubbio alcuno, proprio a scatola chiusa. Ora però vi devono piacere i Paranormal Romance e non, insomma, se siete troppo giovani, no, perché in questo libro ci sono molte scene, diciamo, abbastanza hot, molte scene un po' scabrose. La Adrian, diciamo che non si risparmia, anche se devo dire, è leggermente più brava a scrivere scene di sesso della Ward, secondo me. È scritto decentemente. I personaggi, per quanto alcuni siano veramente da facepalm perenne, tipo Lucan, io non lo sopportavo quest'uomo. Gabriel non è un personaggio odioso. Gli altri personaggi secondari sono abbastanza interessanti da darti quel minimo di interesse che ti spinga a leggerti i volumi successivi. E la storia regge ed è molto più, è fatta in maniera molto più intelligente rispetto a quello della Ward, secondo me. Ora, però, a me questo libro non è che sia piaciuto granché. Diciamo che più che altro mi ha un po' annoiato. Ci ho messo tipo 2 giorni per superare il capitolo 2, per mettermi sotto e dirmi basta, adesso lo devo leggere, lo devo finire perché non ce la faccio più a trascinarmelo. Non lo so, c'era qualcosa proprio che non mi entusiasmava di questo libro. Ed è strano perché in realtà non è che ci sia tutto questo. Non è male, non è brutto, non è un libro brutto e dici oh mio Dio, fa schifo, non lo riesco a leggere perché fa schifo. No, è carino, è anche scritto abbastanza bene, discreto, la trama è interessante, ho detto i personaggi non sono male, però non lo so, c'era qualcosa proprio che mi impediva di appassionarmi alla lettura. Non riuscivo ad entrare nella storia, non mi appassionavano le vicende dei personaggi, non lo so, sinceramente. Non è che siano proprio. Non è che sia stato proprio. Secondo me, finora è stato il libro meno interessante per me. E a meno che il secondo volume non venga anch'esso messo a 4,90 euro, io la saga non la continuerò. Perché 10 euro non li spendo per questo libro, sicuramente. Ora, però, no, mi dispiace parlarne male perché non l'ho trovato così brutto, però non mi ha neanche entusiasmato. Sinceramente, ecco, se a voi piacciono i Paranormal Romance, però non volete una roba adolescenziale in stile Twilight, volete una cosa un po' più adulta, questo secondo me è consigliato. La Adrian, al contrario della Ward, non eccede eccessivamente neanche con le scene di sesso, la Ward ce le metteva ogni volta che ne aveva l'opportunità. La Adrian eccede secondo me solamente nella prima parte e lì stonano parecchio queste scene perché lì per lì ti dice ma che. Ma dai, dopo 10 minuti che si conoscono già ci danno dentro. Però quando il libro comincia a procedere, le scene di sesso diventano un po' più diradate e cioè sono più, diciamo, meglio ben messe nella storia. Secondo me, ad un certo punto ci stavano anche. E la storia d'amore tra Gabriele e Luca non è che sia proprio così fatta male, anzi non è fatta benissimo, però non mi ci posso lamentare. Però per me non è stata una grande lettura. Infatti io ho dato 2 stelle, per me il voto sarebbe di 5 perché comunque non lo boccio, perché secondo me è un libro discreto. Però per quanto riguarda me non mi ha colpito, non mi ha entusiasmato e non gli darei, non continuerei la saga. Al prezzo a cui si trova attualmente il secondo volume, perché poi il terzo costa 4,90 euro e tu dici: ma non potevi mettere il secondo a 4,90 euro, così almeno quello gli davo un'occhiata. Vi consiglio di guardarvi il video di Valentina, The Lady of Books, che ha fatto una review su molti più volumi della saga, e ha fatto una review molto più approfondita della mia, e la sua è fatta molto meglio. Vi saprà dire anche più cose sulla trama, sicuramente vi interesserà di più. Infatti, dopo aver visto il suo video, l'ho comprato. Ecco, quindi vale, non ti preoccupare, non l'ho trovato orribile, per fortuna. No, diciamo, l'avevo minacciata di lanciarlo attraverso il PC verso di lei, ma non lo farò, vale, tranquilla. Però
Sei salva a questo giro. Ecco, guardatevi il suo video e secondo me potreste decidere da quello se comprarlo o no, perché non mi sembra di aver detto molto effettivamente. Però ecco, il libro è carino e forse se vi piace il genere una lettura ci può stare, costa 4,90 euro, su, non ci possiamo neanche aspettare chissà cosa. Però ecco, per quanto mi riguarda, non è che non mi è piaciuto tanto. Però non lo boccio perché secondo me comunque è un libro carino. Quindi questa è la mia opinione su Il bacio di mezzanotte di Lara Adrian. Quindi né sì né no, ma via di mezzo, nì. Oh, video cortissimo perché non avevo niente da dire, infatti. Adesso vado a cena e poi magari registro i video di Sherlock e poi mi fate sapere se vi interessa. E allora se vi interessa lo pubblico. Ciao!